Questo decimo seminario degli studi massonici in onore del fratello Celotti, qualche minuto do la parola al Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi. Grazie Paolo. Grande Oriente d'Italia, dopo i fatti di Parigi, ha chiesto alle logge di iniziare le tornate ascoltando, come sempre, il canto degli italiani, ma aggiungendo la Marsigliese. Oggi, aprendo il decimo seminario di studi massonici dedicati al fratello Antonio Celotti, abbiamo scelto di ascoltare in piedi il canto degli italiani e la Marsigliese. Li dedichiamo questi inni, questi nostri canti, alle vittime degli attentati di Parigi, e in particolare a quella ragazza italiana, Valeria, ricordando quello che ha detto sua madre quando ha ammonito tutti noi dicendo: non strumentalizzate il nome di Valeria per seminare campagne di odio. Quindi ascoltiamo il canto degli italiani e la Marsigliese. Grazie signori.
mio compito ora è quello di dare avvio al decimo seminario di studi massonici in un clima che si apre con questi inni e che non può non risentire della situazione. Io credo che nel salutare le autorità, signore e signori, fratelli, dovrei anzitutto ringraziare le personalità che sono intervenute e darvi e porgervi saluti di chi non è potuto intervenire. Ringrazio il dottor Rodolfo Ziberna, consigliere regionale, il professor Enrico Folisi, il professor Valerio Marchi, il professor Ugo Falcone, l'ingegner Paolo Pascolo e la professoressa Anna Maria Zilli. Sono giunti saluti e scuse per non essere presidente da parte del questore, che dice: caro Presidente, e con vivo rincrescimento che le comunico la mia impossibilità ad essere presente sabato 28 corrente al convegno organizzato dal Grande Oriente d'Italia a Palazzo Giustiniani, in programma Palazzo Keckler. Inderogabili impegni di servizio, fattisi più pressanti in questi ultimi giorni a seguito dei tragici fatti di Parigi, non mi consentiranno di farmi rappresentare neppure dai miei collaboratori più qualificati. Auguri di un proficuo lavoro e piena riuscita della vostra iniziativa. Il Presidente Jacob manda una mail alla Presidenza del Consiglio regionale. Ringrazio per il gradito invito, ma mi dispiace di comunicare che non potrò partecipare al convegno organizzato dal Grande Oriente d'Italia Palazzo Giustiniani, Collegio Circoscrizionale del Friuli Venezia Giulia, che si terrà in Udine sabato 28 novembre 2015 a causa di impegni istituzionali già programmati. Augurando all'iniziativa il meritato successo e gradita l'occasione di inviarvi i più cordiali saluti. Il sindaco di Udine, il sindaco Onsel, mi scrive e dice: la ringrazio per i cortesi inviti, ma purtroppo non riuscirò ad intervenire in quanto il 27 e il 28 novembre sarò impegnato in un convegno a Varese. I più cordiali saluti. Riccardo Riccardi, consigliere regionale, scrive queste righe. Gentile avvocato, desidero ringraziarla dell'invito, ma un impegno preso in precedenza con l'onorevole Gardini mi impone di essere fuori regione. Spero in una prossima occasione. Cordialità. Questi sono i saluti e l'avvio formale del decimo seminario di studi massonici. Io debbo dare atto purtroppo che uno dei relatori, Stefano Folli, non è potuto intervenire perché ha mandato uno scritto e, come vi leggerò tra un attimo, è anche egli impegnato con le vicende parigine. Il giornalista Folli ci scrive: cari amici, con grande dispiacere sono stato costretto dagli eventi a rinunciare al viaggio in Udine per il decimo seminario di studi massonici. La regione è legata ai tragici attentati di Parigi e alle loro conseguenze. Una visita a Parigi per incarico del mio giornale mi ha permesso di portare la solidarietà ai colleghi della stampa francese insieme agli altri giornalisti europei. Purtroppo le modalità del viaggio di ritorno non mi consentono di essere fra voi in tempo per il convegno. Avevo preparato un intervento, che qui riassumo, e che prende le mosse da un famoso episodio avvenuto nella Francia della Restaurazione, quando in piena Assemblea Nazionale un deputato liberale si rivolse al settore della destra dicendo all'incirca: «Ma vi rendete conto che è grazie ai nostri principi di libertà che voi potete sedere qui? E voi usate le libertà che noi abbiamo conquistato e di cui voi stessi usufruite per negarle e per auspicare il ritorno al passato?» A questo punto si alzò un deputato della destra più reazionaria e così rispose: «E cosa c'è di strano? In base ai vostri principi è logico che voi difendiate le libertà e i diritti umani, dei quali anche noi siamo partecipi. Viceversa, in base ai nostri principi, noi intendiamo imprigionarvi e, se possibile, fucilarvi. Non c'è alcuna contraddizione, è una battaglia fra principi opposti». L'aneddoto, che ha tutte le caratteristiche della verità,
mi è tornata in mente tempo fa, prima degli eccidi di Parigi, quando ho letto che alcuni sospetti simpatizzanti dello Stato Islamico in Europa, e precisamente in Gran Bretagna, si sono appellati alla Human Rights Act per evitare di essere espulsi. Altrove è accaduto qualcosa di simile, ad esempio la ricerca della cittadinanza del paese ospitante quale scudo protettivo. E così sorge l'interrogativo: è giusto coprire i terroristi o aspiranti tali con un mantello dei nostri valori, gli stessi che loro si preparano a calpestare? È un punto delicatissimo che non può in alcun modo essere trascurato. Adesso si collega strettamente l'altra questione: quanto delle nostre libertà personali, che sono le libertà occidentali, figlie dei diritti umani finalmente affermati contro l'oscurantismo, possono essere limitate per garantire la sicurezza collettiva in Europa dopo l'esplosione senza precedenti dello stragismo islamista? Non esistono risposte sicure a queste domande, salvo una: la salvaguardia dei diritti fondamentali non può essere compromessa dal terrorismo. L'Europa delle libertà non può snaturare se stessa e rinnegare la sua tradizione, che costituisce anche la sua straordinaria forza contro l'intolleranza e la violenza. Due fenomeni, questi ultimi, che prima Al-Qaeda e poi l'ISIS hanno negato con ferocia, nell'illusione di uccidere le regole della convivenza civile e costringere gli europei a compiere un salto indietro verso il Medioevo. Non accadrà, ovviamente. Quello che invece può accadere, e di fatto sta già accadendo, è che le condizioni dell'emergenza impongano una serie di misure per contrastare l'avversario e che tali misure limitino in alcune situazioni la piena libertà del cittadino. Ma qui bisogna intendersi sulle parole. Siamo in guerra contro l'ISIS, come dichiara il presidente francese, o si tratta solo di un gioco di specchi? Occorre riconoscere che Hollande non si è fatto intimidire e ha saputo riproporre i valori perenni della Francia. Ma l'Europa, una volta di più, è apparsa incerta e divisa. Ci sono nazioni che si ritengono in guerra con gli islamisti e altre che preferiscono anche solo evitare di pronunciare la parola tabù. È chiaro che se siamo in una condizione di guerra si giustifica una provvisoria limitazione di alcuni diritti e delle libertà, specie nel campo della privacy, a cominciare dalle intercettazioni. Se viceversa si ritiene che la spinta bellica sia inutile e propagandistica, allora si giustifica il rifiuto assoluto di misure eccezionali, benché provvisorie. In un caso, come nell'altro, l'Europa si salva se ritrova se stessa e la propria identità, che oggi significa compiere un deciso passo avanti verso l'integrazione. Integrazione politica, certo, ma si deve essere realisti. L'obiettivo resta a lungo, se non a lunghissimo termine. Prima di quel traguardo c'è l'integrazione dei sistemi di intelligence e di polizia, strumenti per garantire e non per coartare la libertà dei cittadini, contro la quale l'unica minaccia viene da coloro che chiedono il riconoscimento di diritti che essi stessi hanno cupamente cancellato. Non si può fare a costoro il regalo di imbandire le nostre società, perché è quello che i nostri nemici soprattutto desiderano, per combatterci meglio. Conto di essere con voi in una prossima occasione. Stefano Folli. Io credo che ora l'intervento sia quello del dottor Diaconale. Chiedo scusa, sì, il saluto del Presidente del Consiglio dei Venerabili Udinesi. Pardon. Carissimi signori, autorità, fratelli, è il decimo convegno che facciamo e speriamo che sia foriero di buone cose per tutti coloro che ascoltano, e visto e considerato che il tempo sta scorrendo, limito le mie informazioni al fatto che in 10 anni abbiamo avuto tanti relatori
uno più importante dell'altro, mi limito a non neanche elencarli perché il tempo è quello che è, quindi auguro a tutti un buon ascolto e forte coraggio. Buonasera, un saluto a tutti. È il decennale di questo incontro. Quest'anno ci sono relatori migliori di noi. Io e il professor Enzio Volli non parliamo, abbiamo già parlato abbastanza. Io saluto tutti, ma in particolare vorrei porgere i miei saluti al professor Enzio Volli, fraterno amico e gran maestro onorario del Gran Oriente d'Italia. Un pensiero affettuoso a Pasqualino Tigani Sava, gran maestro onorario alla memoria. E un saluto affettuosissimo al mio fratello e amico da tanti anni, Luigi Milazzi, al quale mi legano rapporti di amicizia. I diritti dell'uomo in tutti i futuri del mondo. Noi non sappiamo quale possa essere il futuro del mondo e abbiamo dei relatori che ce lo spiegheranno. E però devo dire che non è facile trattare l'argomento del convegno, perché si parla dell'uomo e degli ordinamenti statuali che devono farsi garanti di ciò che rappresenta ogni essere umano. La base, però, ricordiamocelo, cari amici e cari fratelli, è sempre la dignità umana, poiché in una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona, quindi soggetto di doveri e di diritti, e non viceversa, che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura. Doveri e diritti che sono perciò inviolabili ed inalienabili. Principio fondamentale questo che appare formulato nel preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Abbiamo dei validissimi relatori e incominceremo con la relazione del dottor Arturo Diagonale, membro del Consiglio d'amministrazione della RAI, scrittore, saggista e giornalista. Il titolo della relazione è Legislazioni emergenziali e giustizia umana. Grazie, intanto ringrazio il Gran Maestro Stefano Bisi per l'invito e ringrazio tutti quanti gli amici che mi hanno accolto con grande cortesia e gentilezza oggi e ringrazio tutti voi che avete la cortesia di ascoltarmi. L'Avvocato Cecconi ha detto che i relatori debbono dare un'indicazione su quello che sarà il futuro, ma voi, come mi potete sentire dal mio accento, capirete che io non sono il mago d'Arcella, ma semmai al massimo sono un analista politico che viene da Roma, quindi non sono in grado di fare grandi proiezioni sul futuro, ma posso parlare però della realtà del presente. E lo faccio riprendendo il quesito che ha sollevato Stefano Folli nel suo intervento. Di fronte all'offensiva terroristica che in questo momento colpisce l'Europa, come si deve reagire? Come deve reagire l'Europa? Come debbono reagire i singoli paesi europei? Mettendo in discussione i propri principi oppure difendendoli e consentendo a quelli che li utilizzano per poterli cancellare? Beh, il quesito è importante, interessante. Noi sappiamo, ad esempio, come ha reagito la Francia a questo quesito. Il presidente Hollande ha proposto una modifica costituzionale, ha proposto di avviare tutta quanta una serie di misure legislative atte a colpire, anche restringendo le libertà individuali, a colpire il fenomeno del terrorismo. Vi siete chiesti perché nel nostro paese questa domanda non è stata posta e a questa domanda non è stata data una risposta?
Forse perché noi abbiamo, come dice Stefano Folli, la paura di pronunciare il termine guerra, perché Hollande dice siamo in guerra, di qui la necessità di misure straordinarie. In Italia si sa, non si può parlare, non si può usare il termine guerra perché è politicamente scorretto, e allora noi per non usare quella parola non diamo una risposta a questo quesito. In realtà non è proprio così, perché vedete, noi misure emergenziali le abbiamo già. Il nostro Paese non ha bisogno di fare modifiche costituzionali o modifiche legislative, perché leggi emergenziali esistono già, sono già applicate. Le leggi emergenziali nel nostro Paese risalgono agli anni di piombo, alla legge reale del 75, alla legge Cossiga degli anni 80. Ed erano rivolte a fare cosa? A combattere il fenomeno del terrorismo interno che noi avevamo. Il terrorismo di estrema destra, quello di estrema sinistra, il terrorismo delle Brigate Rosse. Negli anni 70 si decide di colpire quel terrorismo con misure eccezionali, che sono le misure che riguardano non soltanto il pentitismo, vi ricordate la vicenda Peci, che venne ucciso dalle Brigate Rosse perché aveva tradito e aveva cominciato a pentirsi seguendo quello che gli chiedeva il generale Dalla Chiesa. In quegli anni si determina nel nostro sistema giuridico un cambiamento che è di fondamentale importanza, perché si passa dalla concezione secondo cui il reato penale è personale alla concezione che il reato penale può essere anche collettivo. E allora per la necessità di combattere i fenomeni del terrorismo organizzato si danno vita a operazioni che colpiscono le fasce esterne del terrorismo. Chissà se qualcuno di voi si ricorda la vicenda del 6 aprile a Padova, il pubblico ministero Calogero che colpisce l'area di autonomia padovana perché era considerata contigua alle Brigate Rosse. E avviene un processo che determina parecchie condanne, ma per una sorta di reato associativo che non riguarda la responsabilità penale personale dei condannati e degli imputati. Questo negli anni 70. Quell'esempio viene applicato successivamente ad altri fenomeni. Innanzitutto al fenomeno mafia. Per combattere la mafia si usa lo stesso criterio di misure emergenziali che si è usato per combattere il fenomeno del terrorismo. Gli anni Ottanta sono l'applicazione di queste misure emergenziali che portano a combattere la mafia con gli stessi meccanismi con cui si era combattuto positivamente, perché il terrorismo viene battuto, ricordiamocelo. Non si fanno, si fa una legge sola, che è la legge La Torre, ma poi si applicano senza neppure norme legislative il famoso concorso esterno in associazione mafiosa. Perché si parte dal presupposto che se aveva funzionato colpire l'acqua in cui i terroristi sguazzavano, si può colpire l'acqua dove i mafiosi possono sguazzare e colpire quelli che sono contigui a quest'area. E non finisce qui. Perché dalla legislazione antimafia noi stiamo arrivando a una legislazione ancora diversa. Si combatte la corruzione con la stessa logica emergenziale con cui si è combattuto il terrorismo e con cui si combatte la mafia. Allora, servono misure eccezionali nel nostro Paese? Non servono.
perché se noi ragioniamo potremmo tranquillamente applicare il concorso esterno in associazione terroristica a tutte quante quelle moschee clandestine dove si predica l'Islam più intransigente. Se noi volessimo applicare quelle normative che abbiamo usato positivamente contro il terrorismo, un po' meno positivamente contro la mafia, devo dire, visto che 20 anni di legislazione speciale contro la mafia non ha debellato il fenomeno, anzi, paradossalmente questo fenomeno si è esteso e da una localizzazione territoriale nel meridione si è allargato e si parla di mafia a Milano, si parla di mafia a Roma, si parla di mafia ovunque. Evidentemente quel sistema da solo non regge, non funziona, riduce le libertà individuali ma non consente di combattere ed eliminare il fenomeno. Eppure noi lo stiamo allargando ai fenomeni corruttivi. E guardate, per un liberale garantista come me, è una grande preoccupazione. Perché per combattere i fenomeni corruttivi che si possono verificare dentro la pubblica amministrazione c'è il rischio che tutta la pubblica amministrazione e la stragrande maggioranza dei cittadini italiani possano essere passibili di applicazione di misure emergenziali. Per questo ho voluto dare il titolo a questa mia brevissima, breve relazione, le misure emergenziali, le leggi emergenziali. Noi in questo momento non abbiamo bisogno per combattere il terrorismo di misure emergenziali, ce l'abbiamo già, siamo già attrezzati. Non lo diciamo perché, diciamo per una forma di ipocrisia nazionale, quella ipocrisia che ci dice che non siamo in guerra però poi la facciamo, quella ipocrisia che ci dice noi difendiamo i diritti però poi non li applichiamo. Però abbiamo gli strumenti per combatterla. Allora, tutto quanto questo provoca un rischio però. Provoca la riduzione sempre più forte dello Stato di diritto, dei diritti inalienabili dell'uomo, delle garanzie di ogni singolo cittadino. Perché bisogna combattere i terroristi? Perché sono loro che ci impongono di limitare i nostri diritti. Questa è la ragione di fondo per cui vanno combattuti, perché la loro presenza, la loro azione, le loro pretese, il loro tentativo di utilizzare le norme, le leggi, le libertà della democrazia liberale sono dirette esclusivamente a cancellare i diritti di cui loro stessi vogliono godere. Per questo li dobbiamo combattere. Come li possiamo combattere? Io credo li possiamo combattere soltanto difendendo allo stremo i diritti che abbiamo conquistato nel corso dei nostri secoli. Noi non siamo arrivati ai diritti civili, i diritti umani, alla conquista dei diritti civili e dei diritti umani in maniera indolore. Non ci sono stati regalati da qualcuno, li abbiamo conquistati, direi, secolo dopo secolo. È stata una battaglia lunghissima, difficilissima, pericolosissima. Abbiamo dovuto combattere contro resistenze gigantesche. Non voglio fare una citazione, ma abbiamo dovuto combattere contro il peso oppressivo ed aggressivo di una Chiesa cattolica che fino a poco tempo fa era ancora legata alla difesa di posizioni che una volta venivano definite reazionarie. Bene, io sono felice che quelle posizioni dentro la Chiesa Cattolica siano state abbandonate e che oggi Papa Bergoglio possa dire delle cose, quello possa fare le prediche che sta facendo. Ne sono assolutamente felice. Però dobbiamo difendere sempre di più i nostri valori. E credo che per difendere i nostri valori sempre di più si debba continuare a combattere per una giustizia giusta.
e per una giustizia che non sia soltanto giusta, ma che torni a essere una giustizia che tuteli le garanzie dell'individuo. Una giustizia che io chiedo che sia anche umana. Faccio un'ultima citazione. Mi ha molto colpito nei mesi scorsi una vicenda che ha riguardato un magistrato, anzi una donna magistrato, che era stata aggredita in aula da una persona, da un imputato. Non mi riferisco all'imputato che ha ucciso a Milano, perché quello è un caso ancora un po' più particolare, ma mi pare a Pavia, io, insomma, in una città lombarda, questa magistrata è stata aggredita, per fortuna senza nessuna conseguenza. E all'uscita dal tribunale, mentre le intervistavano, ha detto candidamente: ma io quella persona non la conoscevo, per me era solo un fascicolo. Allora, se la giustizia considera l'individuo un fascicolo, allora la giustizia è a rischio. I diritti degli individui sono a rischio, perché in quel fascicolo ci stanno vite, ci stanno speranze, ci stanno storie, ci stanno affetti, sentimenti, passioni. E credo che la giustizia si debba fare carico di questo, per essere una giustizia non solo giusta, ma anche umana. Grazie. La parola ora al dottor professor Ugo Volli, ordinario di filosofia della comunicazione presso l'Università degli Studi di Torino, che parlerà sul tema l'eccezione umana, l'eccezione occidentale e i suoi nemici. Buonasera, grazie al Grande Oriente dell'invito. Credo che sia particolarmente importante in questo momento riflettere a fondo sul tema dei diritti umani, perché non solo noi, come ha detto chi mi ha preceduto, rischiamo di perderli o di doverli limitare, non solo questi sono, diciamo, a rischio nella battaglia che stiamo vivendo, ma questi sono l'oggetto della battaglia. Ciò per cui noi siamo aggrediti, l'Occidente è aggredito, per usare questa parola, la Francia è aggredita, ma è stata aggredita prima la Spagna, ma è stata con l'attentato alla stazione di Atocha, ma è stata aggredita prima la Gran Bretagna con l'attentato alla metropolitana di Londra, ma sono stati aggrediti prima gli Stati Uniti con le Twin Towers, ma viene aggredito Israele con gli attentati che in questo momento si svolgono e tutto il resto che si potrebbe dire. L'Occidente è aggredito per le sue libertà. Le sue libertà sono insieme il suo bene più prezioso e anche ciò che provoca l'odio, non solo l'odio degli islamisti, ma anche l'odio di ampi settori politici che li aiutano. Allora, io credo che la massoneria in questa cosa c'entra, lo dico da non massone, perché credo che il compito storico che la massoneria si è assunta nei suoi secoli di vita, documentata, eccetera, è stata quella di difendere questi valori, di propagandarli, eccetera. Cioè è stata un'organizzazione che ha fatto tante cose, ha avuto tanti meriti, che è stata in tante battaglie, eccetera, ma essenzialmente, se uno guarda il DNA, guarda ciò che in fondo voi rappresentate e ciò che voi difendete, la parola diritti umani, la parola dignità dell'uomo hanno un peso fondamentale in questo. E quindi è bene che voi... è una combinazione, ahimè, sfortunata, perché è terribile quello che è successo a Parigi, ma insomma siamo in un periodo lungo. Ebbene, chi ha pensato questo seminario ha pensato bene, ha pensato una cosa giusta e importante.
E io credo che bisogna oltre, andare al di là della cronaca e capire questo DNA. Questo DNA che è un DNA della massoneria, ma un DNA dell'Europa e un DNA dell'Occidente, e cercare di capire il suo carattere programmatico, capire che i diritti umani non sono una cosa tranquilla, semplice, data e scontata come la legge della, non so, della gravità di Newton, che dirò poi, spiegherò poi perché c'entra, o il motore a scoppio, quel che vi pare, o altri elementi, diciamo, che entrano nella nostra civiltà ma non sono quelli centrali. Io credo che è necessario capire come e perché, come diceva giustamente Diaconale, noi abbiamo fatto un lungo percorso, noi collettivamente, la nostra cultura, la nostra tradizione ha fatto un lunghissimo percorso, faticoso e difficile, per affermare la nozione dei diritti umani. Mi permetto di leggervi, per partire in questa analisi, il primo grandissimo documento in cui, politico, in cui questo tema è proclamato, ed è la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio 1776, 250 anni fa. È un tempo sufficiente a garantire, diciamo, il nostro spazio storico. La conoscete, ma vale la pena ripensarci perché è importante. Noi riteniamo che sono di per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la vita. Il primo diritto è la vita, ed è vero, il diritto umano violato a Parigi 10 giorni fa è prima di tutto la vita. La vita, la libertà e il perseguimento della felicità, che è una cosa paradossale, interessante, ma su cui varrebbe la pena di parlare, ma non ce n'è il tempo. Comunque vuol dire, l'ha detto bene, l'hanno detto in diversi, noi, il diritto a vivere bene, a cercare di vivere bene, il diritto al benessere, che è una cosa che caratterizza il nostro mondo, che spesso ha toni volgari, eccetera, ma che è comunque importante, no? Il diritto a stare bene, che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governanti, che ogni qualvolta una qualunque forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o di abolirla o di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atto a procurare la sua sicurezza e la sua felicità. Torna al tema della felicità. Allora, non ho molto tempo per elaborare. Io vorrei invitarvi, mi spiace, vorrei invitarvi a riflettere sul fatto che in questa dichiarazione vi sono due grandi paradossi che si ripresenteranno uguali nei preamboli della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino della Rivoluzione francese, e poi nei preamboli della, che non vi leggo, che ho, ma non vi leggo, e poi nei preamboli della Dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 48, eccetera. I due paradossi sono questi: che tutti gli uomini sono liberi. No? Tutti e liberi. Allora, partiamo rapidamente dal secondo tema. Noi diciamo di essere liberi. L'origine di questa dichiarazione sta nello stesso contesto culturale anglosassone che produce la scienza moderna. C'è una data molto, molto precisa, che è interessante citare, è il 1689, quindi quasi un secolo prima. Nel 1689 in Gran Bretagna viene emanato il Bill of Rights, che è il primo elenco di diritti che gli inglesi ottengono deponendo un re e sostituendolo con un altro, entrano gli Orange. Nel 1689 John Locke per primo scrive queste stesse parole per dire che poi la riproduzione, la dichiarazione
di indipendenza riproduce, cioè dice tutti gli uomini sono creati liberi e uguali. È lì che viene la prima cosa. Nel 1687, due anni prima, Newton pubblica i Principia Mathematica, che sono, diciamo, la Bibbia della modernità. Sono è il testo in cui, diciamo, la concezione scientifica moderna trova la sua piena realizzazione teorica e matematica, e in cui si precisa che i rapporti fra le cose sono calcolabili. Allora, se tutto è calcolabile, come dice la scienza moderna, se, come dice Leibniz per primo, nihile est in ratione, non c'è niente che non abbia una causa, com'è che siamo liberi? Spinoza, in uno scoglio alla sua proposizione numero 35 dell'Etica, dice in sostanza: gli uomini credono di essere liberi perché hanno coscienza delle loro azioni, ma non hanno coscienza delle cause delle loro azioni. E in qualche modo noi dobbiamo pensare che ci sono delle cause. Se io sono qui perché qualcosa è successo nel mio cervello, nel cervello di chi mi l'ha invitato, ci sono state una serie di cose che mi hanno portato qui. Allora, dichiarare che gli uomini sono liberi vuol dire dichiarare che esiste una eccezione umana, e che questa eccezione consiste nel fatto che in un mondo tutto dominato dalle cause, e quindi tutto il responsabile, no? Nessuno se la prende col vento, col mare o con la montagna perché fa naufragi, disastri, terremoti o frane, perché sono tutte cose che succedono per caso. Solo il re Dario di Persia fece fustigare il mare, secondo quanto dice Erodoto, per punirlo del naufragio della sua flotta, ma lo prendiamo come una cosa un po' buffa. Com'è che noi siamo liberi? Dire che siamo liberi è creare un progetto di libertà, e pensare che l'uomo sia un'eccezione in mezzo a tutto il mondo della natura. Questo è un tema tipicamente occidentale, che risale almeno al Salmo 8 della Bibbia, cioè quando si dice: che cos'è l'uomo, o Signore, perché tu lo elevi soprattutto e lo tratti quasi come un Dio? Oppure, se volete, al famoso stasimo iniziale dell'Antigone, in cui si dice: l'uomo, terribile cosa è l'uomo, terribile, ci sono molte cose terribili al mondo, ma la più terribile, la più meravigliosa di tutte è l'uomo, perché l'uomo rompe l'ordine naturale. Sforza la terra, attraversa il mare, eccetera eccetera. L'idea che trovate qui e che viene sviluppata nella tradizione occidentale, e solo nella tradizione occidentale, è che ci sia una condizione intermedia dell'umanità fra gli animali e gli dèi, in qualche modo. È una cosa che dice Pico della Mirandola nella Dignitate Umana, è una cosa che dice Platone chiamandolo intermedio, metaxu, nel simposio. È una cosa che torna continuamente, e l'idea è che ci sia una specie di eccezione che noi non sappiamo giustificare, di cui non esiste nessuna giustificazione fisica, se non per il fatto che la complessità del modo in cui noi ragioniamo e la complessità del linguaggio in qualche modo crea una specie di interfaccia fra le cause che ci animano e le scelte che facciamo, e questa interfaccia ci rende insieme liberi e responsabili, fa sì che noi abbiamo dei diritti, abbiamo dei doveri, mentre non pensiamo che una macchina di qualunque tipo, per quanto sofisticata, abbia dei diritti o dei doveri. Allora, questo progetto dell'uomo come fuori dal mondo naturale e soggetto ai diritti è il progetto dell'Occidente. È il progetto di cui noi possiamo rintracciare le radici nella Bibbia e nella Grecità, e che è stato progressivamente realizzato dal pensiero occidentale. È una condizione di indipendenza, che è esattamente il contrario di una
condizione di sottomissione. Allora, vi ho letto il brano della iniziale, secondo me, di questa storia. Vorrei permettermi di leggervi un'altra dichiarazione dei diritti, di un'altra cultura. E vi chiederei di fare attenzione alla differenza. Questa dichiarazione dei diritti di cui parlo è stata proclamata nel 1980 al Cairo dai ministri degli esteri della Conferenza Islamica. Non tutti sanno che esiste una cosa che si chiama Organizzazione della Conferenza Islamica, che è una specie di doppio dell'ONU e che ha tutte le cose che ha anche l'ONU ed è potentissima, in qualche modo è il motore dominante dell'atteggiamento che i paesi islamici, che sono una quarantina al mondo, prendono. Gli stati membri dell'Organizzazione della Conferenza Islamica dicono nella premessa, riaffermando il ruolo civilizzatore e storico della Umma Islamica che Dio fece quale migliore nazione, che ha dato all'umanità una civiltà universale ed equilibrata nella quale è stabilita l'armonia tra questa vita e ciò che viene dopo e la conoscenza armonizzata con la fede, il ruolo che questa umma deve svolgere per guidare un'unità confusa da orientamenti e ideologie contraddittorie e per fornire soluzioni ai cronici problemi dell'attuale civiltà materialistica. Questo è il preambolo, che è un po' diverso dal preambolo della Costituzione americana. Vorrei leggervi due articoli di questa cosa che andrebbe analizzata con molta attenzione. L'articolo 22, per esempio, parla di libertà di espressione e dice: ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in modo che non contravvenga ai principi della Sharia. La Sharia è il diritto islamico. Ognuno ha il diritto di sostenere ciò che è giusto, propagandare ciò che è buono e di mettere in guardia ciò che è sbagliato e malvagio in conformità con le norme della Sharia islamica. Un altro paio di citazioni di questo... tipo. Ognuno ha il diritto di godere dei frutti della propria produzione scientifica, letteraria, artistica e tecnica, nonché di proteggere gli interessi morali e materiali che ne derivano, a condizione che tale produzione non sia contraria ai principi della Sharia. Ognuno ha diritto di avere un'istruzione, eccetera, eccetera, adesso non leggo i dettagli, a condizione che questa istruzione sia quella prescritta dalla tradizione islamica. Tutte le religioni sono libere, ma in particolare è tutelato il diritto di ciascuno a ricevere la giusta religione e a essere difeso dai blasfemi, bestemmiatori che cercano di convertirlo ad altre religioni o all'ateismo. Per concludere, a questa che è la dichiarazione dei diritti della Conferenza Islamica, quindi della parte ragionante, moderata, statale, non degli estremisti, si dice... Articolo 24. Tutti i diritti e le libertà enunciate nella presente dichiarazione sono soggetti alla Sharia islamica. La Sharia islamica è la sola fonte di riferimento per l'interpretazione di qualunque articolo della presente dichiarazione. Allora, ciò che viene presentato come alternativa in qualche modo, come un progetto che è sempre più influente perché è quel progetto che... passa anche dentro la legislazione europea e le deliberazioni dell'ONU a proposito del divieto di violare la dignità delle religioni, in qualche modo, e che sta sotto la parola islamofobia. No, che sta sotto questa cosa, che avere islamofobia vuol dire avere paura dell'Islam. Io ho molta paura e non vorrei essere stato al Bataclan o al Charlie Hebdo o in altri posti del genere.
Dentro a questo tipo di legislazioni che intendono proibire la violenza verbale contro le religioni dell'Islam, c'è questo tipo di nozione. E qui c'è un problema con cui chiudo e mi richiamo di nuovo dalle cose che diceva Diaconale. Come forse qualcuno di voi sa, la Costituzione americana, non la Dichiarazione dei diritti, la Costituzione americana nasce senza diritti nel 76, senza diritti individuali. Ed è un meccanismo tecnico, una legge tecnica che serve a regolare il funzionamento dello Stato, che è ancora lì. Dopodiché, immediatamente dopo, si apre una discussione nel Congresso su questo problema dei diritti e vengono elaborati 10 emendamenti che a loro volta si chiamano Bill of Rights, e in questi emendamenti vengono specificate una serie di diritti individuali importanti e a tratti decisivi. In una prima versione di questo Bill of Rights c'era un articolo che garantiva a parte la libertà di opinione, di riunione e di organizzazione, di diffusione delle idee. Questo articolo non compare più, era il quinto emendamento in questo primo elenco. Questo quinto emendamento non compare più perché è stato riassorbito nel primo emendamento. Il primo emendamento della Costituzione americana, scusate se è tecnico ma secondo me è molto importante, il primo emendamento alla Costituzione americana dice due cose diverse, una dopo l'altra. La prima è: proibisce allo Stato di avere una religione di Stato, cioè proibisce allo Stato di favorire, di integrare, eccetera, cioè pone una barriera nettissima fra l'organizzazione pubblica e la vita religiosa, che pure in America, come sapete, è molto viva. Cioè stabilisce la laicità dello Stato. La seconda parte dell'articolo dice diritto di parola, diritto di espressione del pensiero, diritto di associazione, eccetera. Perché è importante questa organizzazione? Perché ci mostra come nella concezione di quegli illustri personaggi che sono i legislatori della Costituzione americana, Jefferson, Madison, eccetera, grandi pensatori, grandi teorici, i più grandi liberali che ci siano stati nella storia dell'Occidente, le due cose sono strettamente legate. Non è possibile avere i diritti umani se non in un contesto di laicità. Il che non vuol dire essere antireligiosi, il che non vuol dire tutto il contrario, proibire le religioni, ma anzi ammetterle, ma vuol dire che il punto fondamentale su cui si realizza la possibilità di una libertà dei cittadini è uno Stato laico. È questo che non vogliono. È questo contro cui combattono. E la nostra laicità, nei limiti molto approssimativa in certi posti, fra cui l'Italia, lo sappiamo, eccetera, eccetera, però in linea di principio esistente. Cioè l'idea che i cittadini si riuniscano, nascano liberi, è solo in seguito, è un'idea che viene da Hobbes, eccetera, eccetera, solo in seguito conferiscano la loro libertà a un'organizzazione pubblica a condizione che questa serva a garantire la loro libertà, organizzare la loro sicurezza, a garantire la loro ricerca della felicità e così via. Questo è ciò che non vogliono. Allora lo scontro delle civiltà che si nega ma che c'è, che è sotto i nostri occhi, è uno scontro fra una civiltà della laicità e dei diritti e uno Stato in cui la laicità è abominio e che si propone di realizzare delle bellissime cose, il dominio di Dio sul mondo, delle cose di per sé lodevoli, però esattamente rovesciando questa cosa. Noi dobbiamo essere consapevoli che lo scontro fondamentale è questo e dobbiamo essere consapevoli, adesso la dico grossa, che abbiamo ragione.
al di là di qualunque multiculturalismo, di qualunque accettazione, certo. Questa è la cosa che l'Europa sta perdendo e per cui stiamo perdendo questa famosa guerra. È l'idea che la nostra tradizione, esattamente come è accaduto in medicina, esattamente come è accaduto nelle scienze fisiche, eccetera, la nostra tradizione ha prodotto un fondamentale miglioramento, una fondamentale crescita della cultura umana e che i principi della dei diritti dell'uomo che sono inalienabili per tutti eccetera, senza dipendenza dalle religioni, sono un progresso oggettivo di cui noi dobbiamo essere fieri. Naturalmente, come qualunque società, la nostra come tutte le altre, ci sono stati errori, crimini eccetera, ma la cosa che io vi invito voi, diciamo che fate parte, che siete eredi di questa nobile tradizione, a perseguire e sforzarvi di spiegare a un mondo che ne sta perdendo il senso, che le idee di base, le idee forti, le linee direttive della nostra tradizione politica e sociale, la nostra libertà, i nostri diritti umani, eccetera, sono una conquista per cui vale la pena di battersi. Noi non siamo sulla difensiva, noi non siamo colpevoli, c'è stato il colonialismo, ci sono state mille cose, ma noi abbiamo in questo momento, noi vuol dire un bel pezzo di mondo, abbiamo una, chiamiamola se volete così, ideologia, che è quella più avanzata, più giusta, più degna di essere difesa. Non è che solo loro sono cattivi perché ammazzano degli innocenti che stanno a sentire la musica. Loro sono cattivi perché vogliono toglierci la nostra libertà. E la nostra libertà è preziosa, perché è anche la loro libertà, come si diceva prima, è la sola libertà indivisibile che tutti quanti abbiamo e che però va difesa, perché se non viene difesa, sparisce. Grazie. Bravo professore. Benissimo. Bravo. Centrato il discorso della laicità, io dico un pensiero di Guido Calogero, il grande scrittore e filosofo. Lo spirito laico, scrive Calogero, può garantire la coesistenza delle religioni e delle ideologie e delle culture, senza pretendere da esse nient'altro che il rispetto della regola. Noi scopriamo la base solida della regola e della coesistenza solo quando comprendiamo la sua indipendenza dalle idee e dai coesistenti. Cioè, e la massoneria si fa portatrice da sempre di innovazioni, di studi per rafforzare questo concetto di laicità, che è rispetto del pensiero intimo di ognuno di noi. Noi siamo intesi da tanti o da pochi, diciamo così, come portatori di valori e di idee che non esistono. No, noi tuteliamo l'uomo, la persona, con i suoi bisogni, e la libertà non è un anelito, è un bisogno, è il bisogno primario. Questo noi dobbiamo capirlo. E il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia poi ci spiegherà approfonditamente la consistenza di questi principi. Manca un relatore, cari amici, cari fratelli. C'è qualcuno del pubblico che intende proporre delle domande ai nostri relatori per rendere poi il dibattito ancora più corposo? Forza, basta rompere il ghiaccio, basta. Prego, venga lì. Sono Giuliano Auber di Trieste. Un'osservazione. Tutte queste bellissime riflessioni sulla libertà, che condivido, anzi, veramente è stata una cosa splendida, che noi vogliamo difendere, ma il futuro sono i giovani. I giovani di oggi cosa recepiscono di questa libertà che stanno godendo in questo modo così sfrenato e usandola, manipolandola,
basta vedere i social vari su internet cosa fanno, essere liberi di dire quello che si vuole, ma anche di distruggere chi in quel momento, in quello che loro stanno, le persone che hanno attorno vogliono distruggere, parliamo al bullismo, tutto quello che succede in generale. Loro sono quelli che anche loro utilizzano la nostra libertà, ma la stanno distruggendo in questo modo, perché la utilizzano male. Noi come riusciamo, perché noi non siamo capaci di portare un vero messaggio a loro e la usano in modo sfrenato, come se gli fai assaggiare un buon bicchiere di vino, ma alla fine si ubriacano e quindi cadono per terra. Questo è un po' quello che succede quando c'è troppa libertà. Probabilmente non riusciamo a dar loro il passaggio libertà e dovere. È questo che manca forse? Questa è una domanda, ma è qualche cosa che forse mi interesserebbe capire come si può fare. Grazie. Se vuoi, possiamo rispondere tutti e due, forse. Sì. Possiamo rispondere da entrambi. Qui. Beh, questa è una bella domanda. Una bella domanda a cui uno dovrebbe rispondere citando Croce e dire: i giovani in fondo hanno soltanto un dovere, quello di diventare vecchi e quindi di imparare progressivamente che non possono perdere quello che hanno avuto. Però io faccio una riflessione diversa e dico: ma se i giovani tendono a dissipare la libertà che le vecchie generazioni, le passate generazioni, noi abbiamo dato loro, non è che qualche responsabilità le abbiamo anche noi? E allora mi pongo un quesito rispetto proprio al tema di questo confronto con il terrorismo islamico. Prima il professore ha detto una cosa che mi ha colpito. Noi dobbiamo dire che noi abbiamo ragione. Ma noi chi? Cioè noi, generazioni, diciamo, grandi, che idea di identità abbiamo lasciato, abbiamo dato, abbiamo inculcato ai giovani? Qual è la nostra identità? Ma ce lo dobbiamo dire, noi abbiamo tradito la nostra identità, l'abbiamo abbandonata, abbiamo pensato che la nostra identità fosse ormai superata, l'identità del paese, l'identità della cultura, l'identità di un certo tipo di tradizione culturale, l'identità storica. Noi ai giovani che cosa abbiamo trasmesso da un punto di vista identitario, per cui a chi rivendica un'identità fortissima come i giovani islamici che si aggrappano all'estremismo come fattore identitario, noi, i nostri giovani, che tipo di identità contrappongono? Non più l'identità religiosa, non più l'identità nazionale, non più l'identità ideologica, no? Perché abbiamo cancellato anche le ideologie. E allora dovremmo cominciare a ragionare e a dire: ma noi un'identità però ce l'abbiamo. Se questi ci aggrediscono in nome di un'identità contrapposta alla nostra, vuol dire che la nostra c'è. Cioè, dall'azione che viene fatta da chi ci aggredisce, noi dovremmo recuperare quel tipo di identità che è fondata appunto sul valore dell'uomo, sulla libertà dell'uomo, e dire, avere il coraggio di dire: noi abbiamo ragione, perché questa è la nostra identità, perché è l'identità di un mondo occidentale che ha fatto tanti errori ma ha fatto tantissime conquiste. E non possiamo cancellarla, non la possiamo buttare, e la dovremmo trasmettere alle nuove generazioni facendo capire a loro che attraverso i nuovi mezzi, Facebook, la rete, tutto quello che vogliono, però hanno un qualcosa
che li distingue dagli altri, ma non in maniera conflittuale, ma in maniera determinante, dà loro una identità. Ecco, io credo che noi dobbiamo rivendicare questa nostra identità, riscoprirla e la dobbiamo trasmettere ai nostri figli, perché è quello che gli possiamo dare. Noi possiamo dare in eredità ai nostri figli il benessere, per la verità adesso che sta scemando, possiamo dare in eredità ai nostri figli le abitazioni, i beni materiali, ma se non diamo ai nostri figli in eredità la nostra identità, allora non avremo dato niente a loro e avremo sbagliato. Saremo un po' come le vecchie generazioni degli ultimi secoli dell'impero romano, della decadenza dell'impero romano. Molti hanno fatto un paragone tra la crisi dell'Europa di oggi con la decadenza dell'impero romano. No? L'impero romano crolla quando perde la propria identità. Allora, o abbiamo la forza di recuperarla questa identità, oppure siamo destinati alla sconfitta. Io mi auguro che questa forza si possa ritrovare. Prego, 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 professor Bolli. Come mio difetto, la prendo un po' alla lontana. Abbiamo tempo. Abbiamo tempo. No, sono d'accordo con tutto quello che ha detto Arturo Diaconale. Vorrei ripartire da qui. Chi siamo noi? Per me è chiarissimo, nel senso che il noi non è un noi chiuso nel tempo e nello spazio. No, noi siamo gli eredi di una tradizione o di diverse tradizioni, ma in particolare in questo caso c'è una tradizione che risale almeno al 600 ed è la tradizione della modernità. No? È la tradizione della scienza, è la tradizione della libertà politica, è la tradizione del libero mercato economico, è la tradizione parlamentarismo e poi del liberalismo e poi della democrazia, è una tradizione che in qualche modo continua, almeno, appunto, vi citavo prima Locke e poi uno potrebbe parlare di Voltaire, è una tradizione giuridica, è una tradizione filosofica, eccetera, che in qualche modo fa corpo. Questa tradizione, però, ha questa caratteristica che si contraddice continuamente, cioè produce continuamente delle crisi, no? Produce delle rivoluzioni, in qualche modo, che tendono a negarla, a partire dalla Rivoluzione francese, che parte su queste idee e diventa immediatamente il terrore, per poi avere il comunismo, che in qualche modo parte da principi di uguaglianza e produce la dittatura, e poi abbiamo avuto nel Novecento naturalmente i fascismi, i nazismi, eccetera, eccetera. La cosa straordinaria è che se uno legge le discussioni intorno a queste cose, scopre che continuamente i giovani, quelli più entusiasti, eccetera, sono insofferenti nei confronti delle lentezze borghesi della libertà e della discussione parlamentare. Continuamente, no, sono l'arditismo, cioè, e tutti questi fenomeni, da una parte e dall'altra, mostrano continuamente i limiti, la crisi, l'ipocrisia di questa tradizione. Che però vince, che però supera queste cose, e che però no, e quindi è questa a me ricorda questa cosa l'idea di Schumpeter che il capitalismo funziona provocando le proprie crisi, rinnovandosi continuamente, no? Distruzione creativa è lo slogan della cosa, capacità di reagire a queste. Allora, ancora un paio di cose che secondo me sono importanti da dire. Quindi bisogna, nei momenti in cui appare un pericolo,
appare una contraddizione così seducente, così piena di entusiasmo, così piena di verità, che sia il fascismo, che sia il comunismo, che sia il giacobinismo, che sia l'islamismo, occorre tenere ferma la nostra identità, che era quella che si diceva prima. Cioè, occorre capire che questi sono vicoli ciechi distruttivi. Piccolo problema, chi propaganda queste vie d'uscita distruttive? Chi ha una responsabilità immensa in questa storia? Sono gli intellettuali. Sono i falsi profeti. No, sì, sono i cattivi maestri, quel che vi pare, eccetera. Maestri. No, però sostanzialmente in tutti questi momenti, sto pensando al primo Novecento, sto pensando alla rivoluzione comunista che ha dato origine a questa cosa, gli intellettuali si entusiasmano, vanno in visita all'Unione Sovietica e trovano che sia bellissima, pensano che Mussolini sia una persona che metterà finalmente a posto questi cialtroni degli italiani, pensano come la maggior parte degli intellettuali inglesi e americani ha pensato, pensano e fanno propaganda per pensieri unilaterali e estremi che portano fuori dalla nostra identità. Quando non sono semplicemente gli islamisti feroci che in questo momento ci minacciano, sono anche quelli che ci dicono: ma è tutta colpa nostra. No, abbiamo fatto le colonie, li abbiamo oppressi, li abbiamo rubato le cose, non li abbiamo rubato niente. Nel senso che, per esempio, tutta la zona del Medio Oriente era uno scatolone di sabbia fino a quando gli occidentali hanno capito, gli scienziati, i tecnici, gli industriali, perché poi hanno capito che il petrolio era un bene prezioso e hanno messo su tutta questa cosa che è la ricchezza attuale degli sceicchi, che sono i più ricchi di tutti. No? Quindi se uno va a smontare le cose scopre che non è vero, no? Però c'è questa visione, questa specie di masochismo intellettuale che è dominante e che è dominante anche oggi. Questo, secondo me, è una cosa da combattere e da distruggere. Non i giovani. I giovani eventualmente seguono e i giovani a modo loro hanno davanti il futuro e i giovani sono quelli che vanno non repressi, secondo me, ma mobilitati. Gli va data la speranza e non... Se qualcuno parla male su Facebook, che male c'è? O se va in discoteca, il male vero è che quelli che vanno in discoteca poi arriva qualcuno e li ammazza, no, che è una cosa, anche se facevano, diciamo, un bicchiere di troppo in quella discoteca. Questo è il problema. Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Gigi, dopo interverrai anche tu, eh? Ah sì, certo. Un'informazione di servizio, prego. Stavo accompagnando in macchina perché ho avuto un contrattempo. Sì, va bene. Infatti stiamo parlando di questo perché... Stiamo aspettando. Ezio! Scusate. Aiuta. C'è due del pubblico avevano... Certo. Vuoi sederti? Sì. No, sono bravo. Fa da solo. Io vorrei dire che in questo discorso, importantissimo, si è dimenticato un aspetto che per conto mio ha condizionato e determinata la situazione attuale che è stata descritta, la globalizzazione e quindi l'aspetto economico. Una volta chi stava in Iraq, in Iran, non conosceva l'Europa, non poteva comunicare, non aveva rapporti, spiegare loro la differenza, che conoscessero la differenza tra la Slovenia, la Croazia, la Macedonia, la rotta balcanica, la rotta non esisteva. E quindi invece la globalizzazione ha portato alla conoscenza e alla coscienza del mondo milioni, miliardi di persone
che prima praticamente erano esclusi. Il nostro mondo era il Mediterraneo, l'Oceano Atlantico e forse la West Coast dell'America. Quindi la radice che è stata illustrata oggi, direi con molta efficacia e molta presenza, affonda poi e trova humus nelle condizioni economiche di queste popolazioni dal Sud America al Medio Oriente, all'Oriente, all'India, alla Cina, che ormai si affacciano e costituiscono tutt'uno. Quindi chiudo, perché proprio con mio figlio non è il caso di andare. No. Chiudo dicendo questo, che per combattere, per manifestare la superiorità o la unicità di questo nostro pensiero, come è stato detto dai relatori, occorre anche pensare che devono essere migliorate le condizioni di vita e condizioni economiche di miliardi di persone, perché altrimenti lì sarà ben facile per i terroristi, per gente che si occupa di poco delle libertà ma molto della conquista del potere, sarà ben facile trovare radici, trovare possibilità, trovare proseliti, trovare seguaci. Quindi mi sembra che questo aspetto, scusate così finisco, che questo aspetto che è stato illustrato deve essere integrato anche col pensiero alla globalizzazione e all'economia e all'estendere il benessere di cui si è parlato, la felicità della Costituzione americana a quante più persone possibili, perché altrimenti la nostra battaglia sarà molto difficile, perché ci troveremo di fronte a un'infinità di ostacoli, di persone pronte a seguire l'agitatore. Ecco, questo mi sembra che è un aspetto, è un lato che deve essere tenuto conto e non volevo intervenire, ma mi è sembrato che mancasse qualche cosa. Grazie. Grazie, Gigi, vai. Posso fare una cosa in famiglia? Sì. Solo un secondo. Un mese fa sono uscite delle statistiche dell'ONU. L'ONU si era dato nel 1995 l'obiettivo di dimezzare il numero dei poveri assoluti del mondo, che in quel momento era 1.600.000 persone. Un mese fa l'ONU ha annunciato che così è stato, è avvenuto. C'era anche sui giornali. Sì, c'era anche sui giornali. E che quindi, attenzione, nel giro di 20 anni, essendo raddoppiato il numero assoluto e quindi passati da 4 miliardi a 8 miliardi, i poveri assoluti sono dimezzati. La globalizzazione è il più grande successo. Scusa, il percentuale o il numero? Il numero. E quindi sono rimasti percentualmente la metà? No, sono un quarto. Sono un quarto, è raddoppiato il numero della popolazione ed è dimezzato il numero dei poveri. E la globalizzazione è il più grande successo economico, tecnologico, eccetera, della nostra cultura. Ma vabbè, ne parliamo. Prego, dottor Milassi. Mi scusi. Dopo parla lei, dopo c'è lei. È accesa, sì, si sente? È molto difficile dire qualche cosa dopo quello che è stato detto nelle interessanti relazioni e negli interventi che sono seguiti. Solo volevo esprimervi, e sono grato di essere stato invitato a parlare, perché mi consente di ricordare che fra pochi giorni, il 10 dicembre, si celebra una data molto importante, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che è stata appunto votata il 10 dicembre del 1948. Dopo una grande e una terribile guerra. Io mi sono battuto per tanti anni, e qui ho a Udine molti amici che guidano un interessante e importante club UNESCO. Io ho guidato per tanti anni il club UNESCO di Trieste, proprio per diffondere questi principi fra i giovani. Questi principi che sono, come è stato detto, la nostra vera e profonda ideologia. Noi dobbiamo ricordare anche il grande merito che abbiamo noi massoni in questo campo,
perché questi principi nascono da un incontro fra due personaggi a Terranova, su un incrociatore, sul Panfilo, del presidente degli Stati Uniti Roosevelt, che si incontra con Churchill. Non si erano mai conosciuti prima, mai incontrati. Tutti e due sono dei liberi muratori e in quel momento scrivono e firmano, sottoscrivono la Carta Atlantica, che è il fondamento principale della Dichiarazione Universale che viene dopo. Noi dobbiamo difendere questi diritti perché sono fondamentali, anche se ci sono momenti di difficoltà, anche se ci sono momenti di arretramento, sono un patrimonio potente e forte dell'Occidente che noi proprio come liberi muratori dobbiamo, certo, diffondere e portare fra i giovani, perché se questa ideologia tramonta e se vincono gli avversari che conosciamo bene, naturalmente la nostra civiltà arretra, è un pericolo, cioè vitale per noi tutti, al quale dobbiamo fare fronte. Vi ringrazio. Grazie. Quindi fermo sui principi, morbido con le persone. C'era uno del pubblico? Come vuole. Se lei è baritonale può parlare da lì. Se lei è voce bianca viene qua e la sentiamo tutti. Allora, volevo fare un intervento brevissimo. Allora, io penso che sono state molto interessanti le cose che sono state dette dai due relatori e leggendo i social network, leggendo i giornali, il tema di questi giorni, uno che ho ritrovato, è stato: aveva ragione o torto la Fallaci? Non so se è capitato anche a voi, credo di aver letto, no? Con molti che davano ragione, qualcuno dava torto. Se io mi posso permettere di riassumere il pensiero che hanno dato i due relatori, il dottor Diaconale e il dottor Volli, professor, dopo non so cosa dirà il gran maestro, vedremo dopo. Insomma. È una sorpresa, nessuno è convinto che dica chissà, invece dirà delle grandissime cose, quindi vi invito a rimanere. Io penso che i due relatori abbiano voluto dire questo, poi non lo so, spero di non interpretare male. Parafrasando il titolo del più famoso testo della Fallaci, loro hanno voluto dirci che la soluzione è più orgoglio e meno rabbia. Più orgoglio delle nostre conquiste, delle nostre appunto di tante lotte, di tante conquiste, e meno rabbia, la rabbia che è alla base forse delle legislazioni emergenziali di cui parlava il dottor Diaconale, la rabbia di quello spirito di autoespiazione di cui parlava il professor Volli. Credo sia questa, che poi temo sia la soluzione non solo globale, ma anche dei problemi di vita quotidiana, dei rapporti lavorativi, familiari, no? Un po' di più orgoglio, vero, e un po' meno rabbia. E forse tante cose andrebbero meglio. Poi lo so che è una battaglia difficile, una battaglia, non so, una cosa che dite voi, dite bisogna lavorare sulla pietra, credo, no? Bisogna lavorare sulla propria interiorità, non è facile, non credo siano cose facili, né a livello personale né a livello globale, richiedono tempo, richiedono difficoltà, richiedono impegno, richiedono sforzi, richiedono cultura, ci sono delle conquiste, poi queste conquiste vanno un po' indietro, poi bisogna, però credo che questa sia la falsa riga, la traccia che loro due volevano. Poi sarà una battaglia di lungo periodo, questo è il problema. Non so chi aveva detto di lungo, se non di lunghissimo periodo, come diceva Keynes, sul lungo periodo sappiamo già, ma insomma è fondamentale. Ecco. Spero di aver interpretato sinteticamente quello che volevano dire. Ecco. Vi ringrazio. Sentiamo se l'interpretazione è autentica. È l'interpretazione autentica, perfetto, almeno per quanto mi riguarda. Prego. Buonasera. Buonasera a lei. Posso dire una cosa un po' fuori dal coro, senza proprio peli sulla lingua, da uomo libero? L'eredità che noi possiamo dare ai nostri figli non è altro che la scala di valori che abbiamo dentro, ma veramente la scala di valori che abbiamo dentro, non quella che mostriamo fuori. E qual è la scala di valori della nostra società che ha una storia così lunga e così brillante oggi? Se un giovane ci guarda, vede che le nostre propensioni
oggi sono prima per il denaro, poi per il potere, poi per il benessere. Altro non c'è. In realtà, predichiamo bene, ma alla fine, chi di noi è disposto a farsi esplodere per combattere un nemico? Chi di noi è disposto a sacrificare la vita per un'ideologia? Nessuno. Quindi la nostra scala di valori si è ridotta a un fatto piatto che non può entusiasmare nessuno. Perché questi vanno all'ISIS? Perché vedono un riferimento sicuro, preciso, chiaro, violento e crudele. È assolutamente contrario ai nostri principi. Ma i nostri principi bisogna che emergano da noi. Non devono stare sepolti in un mimetismo che non entusiasma nessuno e che fa vedere la fine della società se non riemergono. Dov'è che ci si cimenta per chi è più generoso? Dove? Io non ho visto nessuno. Ci si cimenta per chi è più forte in senso economico. Ci si cimenta per chi più è erudito in senso letterale. Ma per chi è più generoso? Dove ci si cimenta? Ditemelo, se c'è. Grazie, scusate. Prego. Fate bene. Allora, prima di dare la parola al Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, io vorrei dire che all'ultimo che ha fatto domande, che le vie ci sono. Io penso che oggi siamo in un mondo che vuol solo bene, che non ama più, non ha il concetto dell'amore. E pensare che l'amore è l'atto più fantasioso e rivoluzionario che noi possiamo incontrare. E da Pandan a quest'idea ci vuole una grande fantasia e un'assoluta sincerità. E allora quando noi riscopriamo certi valori che danno a noi solo l'equilibrio per andare avanti ed essere fermi sui principi e morbidi con le persone, al di là delle leggi che ci sono, mancano coloro che applicano i concetti base. Abbiamo mai pensato tutti noi come educhiamo i nostri figli al rispetto dell'alterità? Non l'abbiamo mai fatto, lo facciamo male, perché siamo permissivi, perché come diceva Diagonale, siamo la società dell'opulenza. E allora, cari amici e cari fratelli, ai fratelli ancora di più ve lo dirà il Gran Maestro, chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo? Seguiteci, siate curiosi, perché noi lavoriamo su noi stessi. Con questo non diventiamo perfetti nel modo più assoluto, però cerchiamo di fare il gradino della scala di Giacobbe per entrare a far parte di quel coro al quale tutti noi ambiamo di esserci. È un discorso difficile? A parole facilissimo, nei fatti è difficilissimo, ma la bellezza sta nella difficoltà, nel capire che tutti siamo fratelli. Edgar Morin diceva: noi siamo uniti nella perdizione e siamo fratelli perché viviamo male, cerchiamo di vivere bene il nostro futuro. Do la parola con grande piacere al Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, fratello Stefano Bisi. Ringrazio Paolo Volli come presidente del collegio circoscrizionale del Friuli Venezia Giulia, dico perché è in corso una discussione. No, Friuli Venezia Giulia per la precisione. Ringrazio per aver organizzato anche quest'anno questo incontro in memoria del fratello Antonio Celotti. Io sono venuto per la prima volta su invito dell'allora presidente Umberto Busolini e da allora non sono mai mancato, ed ogni anno ci sono stati temi importanti, anche molto attuali, come quello di quest'anno, dove tra l'altro ho avuto l'occasione di vedere di persona il professor Ugo Volli, di cui ho letto diversi libri, quelli che tra l'altro ha scritto con un fiorentino che però era diventato senese, con Omar Calabrese,
ci divideva la nascita, ma ci univa l'amore per Siena e per la Fiorentina. E per la Fiorentina. Quindi ricordo volentieri, così come sono felice di essere stato seduto allo stesso tavolo di Arturo Diaconale. Arturo Diaconale, per chi fa il giornalista come me, rappresenta un periodo della vita del giornalismo, non perché sei vecchio Arturo, ma rappresenta una fase del giornalismo italiano quando i giornalisti erano importanti, erano autorevoli e da un punto di vista sindacale ben rappresentati. Era il capo dell'Associazione Stampa Romana, che era temuta da tutti gli editori per la potenza di fuoco che rappresentava. Forse lui è stato in qualche maniera anche l'erede di un nostro fratello, di Giuseppe Meoni, che è stato Gran Maestro aggiunto del Grande Oriente d'Italia e che è stato il primo che ha firmato il contratto nazionale collettivo dei giornalisti. Quando i giornalisti parlano male dei massoni, e capita spesso, dovrebbero ricordarsi, se oggi hanno un contratto nazionale che in qualche maniera li tutela, lo devono proprio ad un massone, a Giuseppe Meoni. Poi oggi sono stato, ho assistito a questo scontro dialettico tra Ugo Volli, l'unico non massone di famiglia, della famiglia Volli, ed Enzio. È stato chiesto dal pubblico da che parte sto io. Devo dire, sto più dalla parte di Enzio, ma non perché è un fratello, perché credo che il problema delle persone che non hanno il pane per mangiare, credo sia un problema dell'umanità, e lì trovano terreno fertile coloro che vogliono seminare terrore e che hanno seminato terrore a Parigi. Abbiamo ricordato all'inizio le vittime di questa, di questi attentati. Abbiamo ricordato Valeria, ma abbiamo detto anche che cosa ha detto la madre. Ha detto che non bisogna utilizzare il nome di questa ragazza d'Europa per seminare odio. E se l'ha detto la madre, che ha perso una figlia, credo che bisogna ascoltarla, perché da troppe parti si cerca di trovare una soluzione ai problemi della convivenza con la forza. L'altro giorno il Presidente del Consiglio ha detto sì, che ci vogliono operazioni militari, ma ci vuole soprattutto una battaglia culturale che insegna le persone a stare assieme. Nel 2011, proprio qui a Udine, io intervenni e parlai, ancora non era scoppiato il problema dei migranti, dei profughi, dei rifugiati, dico io, non era ancora scoppiato. Praticamente era soltanto un problema della sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini. Io dissi che l'Italia del terzo millennio comincia non dalle Alpi, comincia da Lampedusa, ed il Mar Mediterraneo, il Mar Mediterraneo è ormai un mezzo di comunicazione dove arrivano le persone dall'Africa in cerca di libertà, in cerca della felicità, forse direi alla ricerca di un minimo di sopravvivenza. E noi non possiamo buttarli in mare, rigettarli in mare. Io ho mandato una semplice onorificenza, l'onorificenza Galileo Galilei, che il Grande Oriente d'Italia attribuisce ai non massoni, al sindaco di Lampedusa, la sindaca di Lampedusa, proprio per questa sua capacità fisica, per questa sua
passione, per questa sua voglia di accogliere. Accogliere perché in fondo viviamo tutti sotto lo stesso cielo. Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, me l'hanno detta questa frase a distanza di pochissimi giorni un vescovo e un imam. Qualche anno fa, a Massa Marittima, che è un po' la città italiana, la cittadina italiana con la più alta percentuale di massoni d'Italia, sono neppure 5.000 abitanti, tre logge massoniche, più di 100 fratelli, un pazzo, pazzo scatenato, che credeva che i suoi guai dipendessero dalla massoneria, andò nottetempo e devastò il tempio di Massa Marittima. Il primo a mandare una lettera, che poi autorizzò anche a renderla pubblica, fu proprio il vescovo di Grosseto, Monsignor Franco Agostinelli. Io mi sentii in dovere di ringraziarlo, andai a trovarlo a Grosseto, parlammo un'ora, quando mi accompagnò sulla porta per salutarmi. Franco Agostinelli è un vescovo imperioso, una struttura fisica come quella di Arturo, un uomo con due braccia, con due mani come badili, direi, no? Mi salutò con una stretta di mano molto vigorosa e mi disse: vedi, io e lei in fondo abbiamo la stessa aspirazione, noi guardiamo al cielo, guardiamo alle stelle, perché siamo tutti figli dello stesso Dio. La stessa cosa, proprio a distanza di pochi giorni, me la disse a Firenze Ezzedine el-Zir, che era l'imam di Firenze, tuttora, ma anche presidente delle comunità musulmane italiane. E lui, durante un dibattito che faceva, mi disse: vedi, ma tutti guardiamo il cielo e vediamo le stesse stelle. Siamo tutti uomini. La razza è la razza umana, siamo tutti uomini, disse. Mi colpì molto questa cosa, così come ha colpito anni fa, e una persona del pubblico che è intervenuta l'ha citata, il caso di Oriana Fallaci, che oggi è ritornato alla ribalta, alcuni la vogliono beatificare, altri sostengono addirittura che non sia stata una brava giornalista. Non lo so se era una brava giornalista, secondo me sì, secondo me era una brava giornalista, ma su questa vicenda dei musulmani e di quella moschea che la fece tanto infuriare, secondo me sbagliava. Perché? Io ho vissuto l'esperienza di quella moschea, perché è nata a 20 chilometri da Siena, a Colle Valdelsa, una città nota nel mondo per il cristallo, e da dove si vedono le colline del Chianti. Lì è nata una moschea, è nata dopo l'attentato alle Torri Gemelle, quasi una risposta a quella. Molte polemiche, appunto anche una di Oriana Fallaci, che disse che voleva andare a metterci una bomba. Tante polemiche, perché ebbe anche un contributo significativo da parte del Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che peraltro ha sempre finanziato scuole, chiese, asili, associazioni le più svariate, ma destò molta polemica. Devo dire, a distanza di qualche anno, quella moschea costruita a Colle Valdelsa è un esempio di integrazione e di accoglienza. Io non credo che da quella moschea escano terroristi. Perché? Perché quella moschea è gestita sì dall'imam, guidata dall'imam, ma hanno costituito un comitato paritetico tra rappresentanti della comunità musulmana e rappresentanti dell'amministrazione comunale, del municipio. Devo dire,
Sì, hanno tolto lo spazio perché è stata costruita in un luogo dove gli abitanti del posto volevano un giardino. Però oggi in quella moschea, quella struttura può essere utilizzata da tutti. Oriana Fallaci, secondo me, sbagliò ad attaccare, a dire che era bene che andava lei stessa a metterci una bomba. Oggi, a proposito di diritti umani, in Toscana si celebra l'abolizione, l'anniversario dell'abolizione della pena di morte. Siamo stati primi anche in questo. E il rischio che si corre è di farci prendere, dopo gli attentati, da un furore repressivo delle libertà che a me fa un po' paura. Credo che vada trovata una giusta via tra conciliare le libertà individuali e conciliare il diritto alla sicurezza che ogni Stato, che ogni cittadino ha. La libera muratoria del Grande Oriente d'Italia non ha una ricetta per conciliare queste due esigenze. Però, come dicevo prima di questo incontro ad un giornalista che me lo chiedeva, io credo che noi, liberi muratori del Grande Oriente d'Italia, possiamo promuovere e propagandare un metodo. Quando il Presidente del Consiglio, vorrei che qualcuno dicesse che sono diventato renziano strumentalizzando questa battuta, però quando il Presidente del Consiglio ha detto che non bastano le operazioni militari, va fatta un'operazione culturale, credo che il Grande Oriente d'Italia la stia facendo da sempre, perché da noi convivono e riescono a stare assieme persone le più diverse, provenienti da ogni ceto sociale, diverso grado culturale, diversa fede religiosa. Da noi si parla uno alla volta. E questo, che può sembrare una banalità, questa affermazione, diventa invece una novità rivoluzionaria per il nostro mondo, perché ormai non siamo più abituati a parlare uno alla volta, si parla sempre due, tre, ci si dà sopra sulla voce, sembra che abbia ragione colui che parla più forte. Ecco, noi liberi muratori, a me compete dire questo, dobbiamo esportare nel mondo questo atteggiamento, questo metodo, perché così si riuscirà a far convivere le persone. Capisco che può essere un'affermazione di principio, che i pregiudizi sono duri da abbattere, perché qualche settimana fa abbiamo ascoltato, abbiamo visto in televisione quello che ha detto una ministra della nostra Repubblica di fronte ad un senatore del Movimento 5 Stelle che l'accusava di complotti massonici. Lei non ha trovato di meglio per rispondere che dire massone sarà tua sorella, nemmeno massone sarà tuo fratello. No, ha fatto anche una dichiarazione spregevole in sé, ma anche sessista, e detta da una donna è stata brutta, perché tra l'altro in quel periodo c'era stato un parlamentare che si era lasciato andare a qualche gesto osceno proprio nell'aula del Parlamento. Quindi ci vuole coraggio anche nel terzo millennio essere massoni, essere liberi muratori, ma a noi il coraggio non manca. Non manca, anche se il coraggio, io capisco tanti fratelli, mi rivolgo soprattutto a loro in questo momento, che abbiano paura, perché ripeto, il pregiudizio è duro a morire se sono passate
passati pochi giorni da quando un vescovo, il vescovo di Ferrara, non nuovo a queste uscite, ha detto che i mali del mondo sono il terrorismo e la massoneria. È stato imbarazzante leggerlo, perché non è stata una battuta fatta in treno come quella che ha fatto qualche giorno fa, auspicando l'intervento divino per toglierci l'attuale Papa. Quella è una battuta che ha fatto in treno, ma dire che i mali del mondo sono il terrorismo e la massoneria erano riflessioni ponderate, non nuove tra l'altro da parte di questo vescovo, perché qualche anno fa, quando a Rimini venne organizzato il festival Alchimie, il vescovo di Montefeltro, allora guidava quella diocesi, chiuse tutte le chiese di questo borgo che, badate bene, a San Leo c'è solo Alchimie, c'è solo Cagliostro, quindi è l'unica fonte di reddito questa manifestazione che ormai si svolge da qualche anno, e da quest'anno, forse per l'intervento divino, non si è più svolta. Allora, dico, se ci sono ancora un ministro, un vescovo che parlano così, ci vuole coraggio a essere massoni, ma non siamo uomini di coraggio, noi siamo dei cavalieri senza patria e anche senza spada, o perlomeno la spada la utilizziamo in senso metaforico per affermare principi di libertà, di uguaglianza e di fratellanza, che sono principi universali. Coraggio che convive con la paura. L'importante è che la paura non abbia il sopravvento sul coraggio, perché se ha il sopravvento sul coraggio ci blocca, non possiamo far niente. Invece noi dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti perché abbiamo delle sfide per tutelare la libertà di pensiero, per tutelare i diritti umani. Noi non ci possono ricordare soltanto per coloro che qualche anno fa hanno avuto un personaggio che si chiamava di nome Licio e di cognome Gelli tra le proprie fila, e ricordarci solo per quello. Noi non ci possono ricordare solo per questo, perché allora mi verrebbe da dire: ricordate Loris Fortuna e Antonio Baslini, che hanno fatto la legge sul divorzio, ricordiamo coloro che hanno combattuto prima di loro per diritti fondamentali, il diritto all'istruzione. E questa mobilitazione per l'affermazione dei diritti umani la continueremo. La continueremo per riconquistare uno spazio che non è soltanto uno spazio fisico, ma uno spazio nella storia. Palazzo Giustiniani, noi ci chiamiamo Grande Oriente d'Italia, Palazzo Giustiniani, c'è scritto anche in questo manifesto. Era la nostra sede, una sede acquistata nel 1911 dal gran maestro Ettore Ferrari, 405 stanze, 1.050.000 lire raccolti tra i fratelli. Nel 17 in quel palazzo venne ucciso un fratello, si chiamava Achille Ballori, era gran maestro aggiunto del Grande Oriente d'Italia e sovrano gran commendatore del rito scozzese antico ed accettato. Venne ucciso dal solito folle che dava la colpa alla massoneria per tutti i suoi mali. Dopo, il cavalier Benito Mussolini ci tolse il palazzo, ce lo prese con la forza. La Repubblica ce l'ha ridato, ma ce l'ha tolto con l'inganno. Con l'inganno dico, perché nel 91 è stato firmato un accordo, una transazione tra il Senato della Repubblica e il Grande Oriente d'Italia, perché in quel palazzo 100 metri quadrati fossero destinati al Museo della Massoneria Italiana. È un diritto umano anche questo, per il quale vale la pena di combattere, ed io combatterò. Grazie, bravo, bravo.
bravo. Allora, bravo, 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 bravo. Allora, il convegno, non andate, non andate. Il convegno si è chiuso, è arrivato il professor Salimbeni che vorrebbe farci un saluto e avremo il piacere di averlo nei prossimi convegni come valente relatore, prego. Complimenti. Scusatemi, avevo un altro impegno prima a Trieste, quindi sono arrivato di corsa, ma voi siete stati incredibilmente puntualissimi e quindi i ritardatari hanno sempre colpa. Certo, mi dispiace non poter fare l'intervento previsto, ma soltanto due velocissime considerazioni, riflessioni, anche da quel poco che ho potuto sentire nel discorso del Gran Maestro sul problema dei diritti umani, più attuale e vivo che mai. E lo guardo dal punto di vista del docente, dell'insegnante, dei problemi della scuola. E denuncio quello che altre volte ho avuto modo di dire, cioè sul fatto che troppo poco si insegna nelle nostre scuole anche la Costituzione, che è la nostra carta fondamentale, dove sono previsti sì i doveri mazziniani, ma anche tutti i nostri diritti. Privati, pubblici, tutto quello che volete. E quindi una delle grandi battaglie sulle quali ci si deve impegnare, che si sia massoni o non si sia massoni, ma si creda nei valori della nostra Repubblica, è proprio quello di trasformare l'educazione civica in una delle discipline assolutamente fondamentali. L'educazione civica è nata all'inizio degli anni 60, in quegli anni io ero studente e ricordo che era praticamente un'ora alla settimana dove ci costringevano più che altro a imparare a memoria alcune formulette e tutto finiva lì. Mentre la Costituzione, come aveva detto magnificamente Calamandrei negli anni 50 in uno splendido discorso che dovrebbe essere fatto studiare da tutti gli studenti, sintetizzava il meglio della nostra tradizione storico-culturale risorgimentale e tutte le sue varie diverse componenti. E allora studiare l'educazione civica non solo come un elenco di articoli della Costituzione, ma capire il risultato storico che ha dato quella Costituzione, insegnare a fondo il problema dei diritti umani collocandoli in una prospettiva storica e quindi partendo, accendo solo due velocissime cose che avrei voluto dire, a partire dal Settecento, da quel secolo dei lumi in cui sono nate le cose più belle, più importanti per la civiltà europea. E faccio presente che ieri, sì, l'altro certo. Ieri a Gorizia c'era il 49esimo congresso dell'Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei. Prendendo lo spunto dal bicentenario del congresso di Vienna, si parlava dei grandi congressi che hanno ridisegnato la geopolitica europea fino a Dayton agli ultimi giorni, ma si ricordava che al congresso di Vienna si era anche parlato del problema dei diritti, anche se poi sono stati accantonati a favore di altre scelte e decisioni, ma si era perfino parlato della soppressione della tratta degli schiavi, si era accennato anche ai diritti di minoranze discriminate come quella ebraica e anche a diritti di rappresentanza del popolo. Ripeto, erano solo proposte, non sono state ovviamente accolte, ce n'è voluto perché si realizzassero, però già quella volta a Vienna, per quanto reazionari governi di restaurazione, il problema se l'erano posto. E percorrere, ricostruire la storia di questa faticata, contrastata affermazione dei diritti umani, credo che sia uno degli impegni della nostra scuola e della nostra università, se vogliamo formare dei cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri e non semplicemente dei ragazzi che ragionano in base al pensiero unico, condizionati e martellati dai media che portano avanti un certo tipo di discorso. Grazie. Il Gran Maestro non vuole più parlare, io lo sollecito e chiudiamo qui e vi ringraziamo per la bellissima giornata, lo splendido pomeriggio, i meravigliosi interventi. Non dimentichiamoci delle parole buone, dei pensieri quando abbiamo oltrepassato quella porta.
conosceteci, frequentateci e diventerete non uomini, ma persone che possono riflettere per un attimo in più. Noi chiediamo solo questo, poi ognuno si fa da sé. Comunque non diffidate, non ascoltate quello che dicono di noi. Siamo delle persone normalissime che soffrono tante volte per l'appartenenza alla massoneria. Non è vero che se vuoi il lavoro devi venire da noi, anzi da noi rischi di perderlo. Questa è la verità, cari amici e cari fratelli. Ricordatevelo bene questo, eh? Ecco. E a proposito di Negri, il moderatore di quella giornata era il sottoscritto. E vi posso garantire che parlammo di amore e non di altro, solamente che Monsignor Negri ha queste uscite perché probabilmente ha la testa che molte volte non funziona. Forse faceva bene Nerone.